Ciao a tutti, sono sempre io, Tommaso Valium, sempre comunque solo, povero. Siamo qui ragazzi contro ogni mia volontà iniziale, ma adesso ve la spiego, per il nuovo album di Doja Kitty, Doja Cat, Scarlet. Se ancora non mi conoscete, iscrivetevi al canale, facile, veloce e gratis, aiutiamoci tra poracci, e mettete un bel like di supporto e un commento per farmi sapere la vostra, perché è la parte più bella di questi video. Tutti gli altri link li trovate nell'info box qui sotto in descrizione dove c'è la freccetta e non so da che lato la cliccate, trovate tutti i link agli altri miei profili social se vi interessa. Detto questo, parlo invece a chi già mi conosce, faccio un piccolo preambolo. Io avevo detto di non voler fare questa reaction perché ammetto che Doja Cat è stata quest'anno per me perlomeno una grandissima rivelazione. Lo è sempre un po' stata, cioè sia da quando più o meno è esplosa con Say So, sino ad oggi. Io ho visto un percorso di crescita dell'artista anche veramente ottimo, che non vedevo sinceramente da tantissimo tempo, e perciò le aspettative con Doja Cat per me sono sempre state e diventate sempre più alte. Soprattutto con quest'ultimo progetto, Scarlet. Scarlet è stato commercialmente una bomba. Cioè, per arrivare al disco, secondo me ha fatto tutto quello che bisogna fare per diventare iconici. Tralasciando tutte le stupidaggini, tutti i drama stupidi che secondo me girano intorno a Doja Cat, che vanno semplicemente ad alimentare quello che commercialmente volevano, ovvero scatenare dibattito verso l'artista, lei ha effettivamente vinto su tutti e lo dimostrano anche i numeri, sia degli streaming che delle classifiche, ovvero sono talmente iconica che anche se faccio brutto sui social, soprattutto su Twitter o X, come si chiama ora, ha vinto, e questo vuol dire che sicuramente si è presa spazio tra il pubblico, ha un buonissimo ha una buona fanbase, eccetera, eccetera. Sono impazzito con tutti i singoli. Attention, l'ho amata sin da subito, Paint the Town Red, a bop, e Demons, chapeau, perché veramente, cioè, i visual sono una roba pazzesca. E di cosa parliamo? Parliamo di questa Scarlet, che è un alter ego dell'artista. Perché? Perché dopo essere stata ipercriticata e poco spinta anche dalla casa discografica a fare pop, e criticata per fare troppo pop e non essere una vera rapper, questa volta lei ha detto: I'm doing rap. E quindi Scarlett è questo suo alter ego, diciamo, che la distacca dalla Doja Cat di Planet Her, molto più pop, molto più commerciale, se vogliamo, e la porta, insomma, in questo nuovo progetto discografico. Io ho sentito il disco, com'è che si dice, un po' skippando. Perché? Perché mi stava annoiando tantissimo, devo essere onesto. Ma mi rendo conto che non era la giornata giusta. Proprio non ero io nel mood, quindi oggi vorrei veramente, veramente ascoltarlo da inizio a fine. Mi ricordo qualcosina? Sì, in realtà non le ho neanche ascoltate tutte, perché proprio a una certa ero arrivato saturo. Credo di averle sentite circa tra la 8 e la 9. Poi non sono più andato avanti, eccetto Attention e Balut, che conosciamo già perché sono uscite precedentemente. Quindi sì, ho sentito Paint the Town Red, Demons, fino alla 8 o la 9, ma ricordo veramente poco. Forse ricordo un po' Wet Vagina. I don't know. Beh, comunque questa è effettivamente a tutti gli effetti una reaction, ve lo posso assicurare, e io spero di ripigliarmi perché oggi mi sento già un po' più nel mood. E faccio un'ultimissima parentesi, dopodiché inizio in bomba perché l'album è tra l'altro lunghissimo. Dicendo che faccio delle menzioni d'onore per Kylie Minogue, che ha fatto uscire l'album Tension. Onestamente top, lo trovo un buon album alla Kylie Minogue, niente di nuovo, però sempre top. È uscito invece in Italia il singolo nuovo di Elodie, che volevo registrare, ma onestamente, ragazzi, non che mi abbia fatto troppo impazzire. Capisco il mood, bellissimo il video secondo me, però non mi ha convinto, e quindi mentre registravo ho detto:
No, questo non lo faccio uscire. E io invece voglio concentrarmi su Doja Kitty, che ripeto, veramente la stramo, cioè è uno dei pochissimi artisti, cioè io non sono più un giovincello, possiamo tranquillamente dirlo, e quindi non fa parte della mia generazione Doja Cat, e i nuovi artisti inizio adesso, con l'età, inizio a far fatica a farmeli piacere. Soprattutto internazionali, ma devo dire che Doja Cat è stata veramente un colpo di fulmine. Cioè, io sin da subito ho visto veramente un gran talento in Doja Cat, soprattutto live. Cioè, live secondo me lei, cioè, veramente spacca, spacca e fa il culo a tantissime altre colleghe, soprattutto colleghe che ci sono da molto più tempo. Ho visto anche l'esibizione ai VMAs che mi ha fatto impazzire, pazzesca. Ma lei con i live non mi ha mai fatto dubitare, ecco. Benissimo, detto questo, fatemi sapere la vostra se conoscete anche l'album Tension di Kylie Minogue, la canzone di Elodie, che possiamo parlare anche di quello, ma ora ci concentriamo su Scarlet, con questa copertina che sinceramente non ho cercato il significato, ma it's fine, va bene, mi piace. Prima traccia, The Bop. Magari volete dire questa, ma poi il video di questa, cioè sembrano dei quadri, alcune immagini bellissime, bellissime. Diciamo che questa è ottima come traccia di apertura perché veramente descrive quello che lei vuole raccontare. Secondo me il disco, visti anche i singoli, vuole molto trattare questa cosa del rap, appropriarsi del rap, della musica rap e dell'essere stata un po' stronza, un po' lasciatemi fare l'artista, io non devo insegnare niente a nessuno, non sono un politico, dico quello che voglio e chi mi segue chiaramente è perché ama la mia arte. That's it. Ma infatti su questa cosa dovremmo essere tutti un po' più chill out, cioè ci sono dei casi in cui... Scusatemi. Ci sono dei casi in cui gli artisti non devono cagare fuori dal vaso. In questo caso io ho trovato tutto questo dramma molto inutile, se non lo conoscete non starò qui a spiegarlo, ve lo andate a cercare. Seconda traccia, questa è la mia preferita dei singoli, Demons. Mamma, il video raga, ma che li vogliamo dire? Che poi tanti quando si parla di donne rap, in America perlomeno, cercano sempre le solite referenze, la Minaj, MIA, and that's it. Ma come se non si possa prendere da altri artisti di altri generi per fare il tuo genere. Io Doja Cat sinceramente la trovo molto distante da queste artiste rap. Mamma che top questa canzone. Scusate, devo bloccare perché sennò non riesco a parlare. Io la Doja Cat la trovo molto più in linea con quelle grandi icone pop come possono essere una Madonna o una Lady Gaga, perché è molto... cioè è una che veramente riesce a cambiare immagine spesso, riesce ad essere molto showgirl anche e per carità fa rap però. Questa è una scelta del genere musicale, non tanto dell'immagine. A livello di immaginario la vedo molto più relegata a questo e forse è quello che me la fa anche piacere così tanto e che mi fa impazzire completamente. Cioè io vado fuori di testa quando esce un video di Doja Cat, che è una cosa che mi mancava. Cioè non so se voi l'avete vissuta questa cosa, ma aspettare, avere l'hype di un music video, io non ce l'ho da tantissimo tempo, con lei ce l'ho. Perché so che ci dà qualcosa, cioè ha qualcosa da farci vedere, da sfamarci proprio. Questa è la parte preferita. Cash cow. Terza traccia, Wet Vagina, eccoci. Che è il titolo che mi aveva subito fatto, cioè, che ero rimasto lì tipo, what? E con cosa puoi ballare queste canzoni? Ed è vero però che sono più rap, cioè questo è verissimo. Same. Perché ho detto I wanna have a really 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 raw sex. Ma
vuoto. Scusate un attimo, cos'è che ha detto qua? Stroke it like it's straight but they think my... Ok, N-word, gay. What the fuck? Cioè no, l'ho capita, nel senso, nell'atto che stanno facendo, che lei sta raccontando, questo atto un po' extreme. Col suo uomo, gli altri pensano che lui sia gay, but no, cioè solo have fun, solo tipo pregiudizi, presumo che sia quello il senso. Not bad, not bad, questa mi è piaciuta. E sono sicuro che non mi è piaciuta la prima volta che l'ho sentita, sono sicurissimo che l'ho skippata. Cioè, vedete come cambia, incredibile. Ah, oh, questa mi interessa un sacco e non ci ho prestato un cazzo di attenzione. Fuck the girls, FTG. FTG, boh. Questa devo proprio capirlo il testo, quindi sarò qui che leggo tutto il tempo, ve lo dico. Ok, I got you. Ma ne ha per tutti, Doja. È proprio incazzata nera. Comunque, secondo me, la canzone finora, parlo della prima strofa, non è tanto un fuck the girls in generale, cioè a livello proprio di personalità. Mio Dio, non so parlare oggi. È proprio perché lei adesso vuole fare rap. Non è donna, ecco, mettiamolo così, sta cagata del genere, a seconda del genere musicale, appunto. E magari viene criticata perché non è abbastanza femminile, non è abbastanza girly, e quindi le dice fuck the girls, cioè I do what I want. Però non è cioè, non è quel tipo di fuck the girls, almeno credo di averla capita così, se qualcuno poi può spiegarmele meglio, grazie, perché io sono una pippa e va bene così. Comunque mi piace la cattiveria di questa, cioè veramente. Comunque, cioè, posso dire, lei è pazzesca a fare. Poi mi sa così tanto da old hip hop rap style, cioè io adoro. Mi piace tantissimo il modo che ha lei di fare rap. Non tradurrò queste frasi, perché ho paura che sennò mi bloccano il video. Ma la base anche. Ok, quinta traccia, ho ucciso. Questa è stata freestyle. Sto leggendo comunque. Adoro. Cioè, già iniziamo a bomba. Cioè, lei parte con questa. Fatemi iniziare. Primo round, combattere. Secondo round, ghiaccio. Ice. Terzo round, ciao. Cioè, del tipo, I win. No, questa, cioè, dovrei fermarmi ad ogni frase, non posso, cioè, questo video non può durare una vita. Cioè, ne ha sparate tantissime. Amo. Vabbè, questa è proprio da... cioè, ma che volete dirmi? In sintesi, è proprio raccogliendo quello che ho sentito in 38 secondi di canzone, cioè, non posso immaginare a fine traccia. Io la amo questa. Wow, questa è una delle mie preferite. Cioè, mi piace molto di più di Wet Vagina, infatti, devo essere onesto. Totale. Don't you ever, ever. È 97, che sono io, un 97, che vecchiume, che top la base, madonna, ma è veramente iper iper old style questa sonorità,
Cioè, c'è uno studio dietro questo album che non so se tutti quanti hanno captato, ma è veramente fatto da Dio. E anche musicalmente le produzioni, il riferimento agli anni 90 c'è, ma c'è uno studio degli strumenti, cioè ogni tanto senti, prima c'erano delle macarene, qui c'è il piano usato in una maniera molto pesante, oppure le trombe anche, non mi ricordo in quale canzone, cioè è una costruzione musicale pazzesca. Ogni traccia, secondo me, al momento è ben definita a se stessa, eppure si legano da Dio. Cioè, niente da dire per ora. E siamo alla traccia 6. Io sono sicuro che queste canzoni le ho odiate. Cioè, ma perché? Ah, una Nanti Seven Bells. La 97 Benz è una macchina, andatevela a cercare, cioè ve la vedete, sa proprio di... sembro io ora, cioè proprio mi rappresento in tutto il mio essere vintage. Ma poi adoro i back vocals suoi, che sono così meme a volte. Com'è qua? Traccia numero 7, Gun. Una canzone Nesti, cioè sta parlando perché dice Baby, io, beh, si chiama Gun la canzone, dice Baby I know how to use a gun, so come usare una pistola, posso posso far fare al tuo ratatatata love. Qua ci stava una canzone un po' più dirty ora. Ho detto James Dean, lasciami stare in quei jeans. Mi è piaciuto un sacco. E siamo alla ottava. Non so questo. Ah, no, no way. Forse ce l'ho questa. Vado ancora un po' avanti e poi vi dico cosa ne penso. Sì, sono sicuro di questa cosa. Ok, mo ve lo dico. Questa è Scarlett che parla a Doja. E mi piace da impazzire sta cosa. E Scarlett, diciamo, oltre ad essere il titolo del disco, è il suo alter ego rap, o comunque che ne ha per tutti e dice quello che pensa. Pazzesca, mi piace tantissimo il testo di questa e anche questa mi sa che l'ho sentita, forse è l'ultima che ho ascoltato prima di chiudere e non gli avevo prestato un minimo di attenzione. Questo disco è profondissimo e siamo solo a metà, però vi posso assicurare che è un progettone. Non gli ho veramente dato il tempo e l'attenzione che meritava. Se anche voi è capitato, dategli una seconda chance perché secondo me ci sono veramente delle perle, sia musicali sia di testi, c'è un lavoro pazzesco. E un'altra roba che mi piace molto di Doja è che scrive. E questa cosa è molto importante per me. Nona traccia, Sucio. Sucio. Onesto. Forse è questa l'ultima che ho sentito, e questa confermo non mi è piaciuta manco sto giro. Un po' noiosa, per mio gusto, poi ditemi la vostra. No, e mi sa che mi ha dato proprio il colpo di grazia quella sera per dire stop it. Continuiamo con Agora Hills, di cui dobbiamo vederci anche il music video, quindi ce lo guardiamo subito. E come al solito, raga, io non metto video, non faccio niente, ve lo narro, al massimo vi faccio vedere delle immagini. Tra l'altro la cosa che mi piace dei video che sta facendo di quest'era è che sono in qualche modo tutti collegati dal personaggio di Scarlett, che è la lei tutta in rosso, qua un po' mi cadono addosso i vicini. Vediamo se c'è anche qui. Ok, siamo in un bagno. Ed è Scarlett tutta in red. Ah, si lava via il rosso.
Bojo. Scusate, mi blocco un attimo. Ho bloccato in un frame, è pazzesco. Che figa patologica. Ma che gli volete dire? Ma io voglio capire cos'è l'Agora Hills. E dove è nata Doja? Si chiama così il posto in cui è nata. E quindi anche la scarpa rossa di Scarlett che la porta a casa. Mi sta facendo un trip tipo al Mago di Oz, di lei che torna a casa con le scarpette rosse, boh, vabbè. Ma che figo gli outfit, che figo il look, che pazzesca lei. Ehi. Ehi. Ah, I wanna show you off. Sì, quindi si fa vedere per quello che è, cioè per se stessa. Ma porca merda, comunque io faccio, cioè, blocco in dei frame qui veramente, cioè. Boh. Tra un po' vi devo salutare e continua così sto video. Questa è una botta. Adoro le unghie dei piedi. Ma il look, la cameretta. No raga, ma è casa sua. È come se fosse la lei bambina. Però adoro che il testo invece è super nasty, dirty. Sto parlando di sesso con quest'uomo, ma secondo me c'è anche il doppio significato del tipo mi faccio vedere per quella che sono, torno ad essere la vera me stessa, torno al rap anche, cioè anche c'è, cioè, quel riferimento. Secondo me è pieno di riferimenti e racconta benissimo il disco. Anche i visual raccontano benissimo il disco e anche questa canzone va perfetta all'interno dell'album. E nonostante sia la più cute al momento questa, perché è una sorta di love song molto estrema come love song, però rimane rap, cioè I love it. L'ho amata. Pazzesca line. Oddio, ma dove ci troviamo ora? Certo che lei con questa cosa horror, che io adoro le cose horror, tra l'altro, non so se lo sapete, ma io adoro questo modo di immaginario. Questo modo di immaginario, boh. Ehi! Il culo! La vedo veramente mettersi a nudo qua, mi piace tantissimo sta cosa. Guardate che gli artisti quando parlano di com'è essere artisti, di com'è difficile ritrovarsi, eccetera, non sono cose frivole, non sono argomenti che non possono arrivare a tutti, sono argomenti molto profondi, forse anche i più realistici, più veri, più concreti, e magari anche la cosa migliore che possono raccontare. E io impazzisco quando sento queste cose. C'è scritto nelle mutande, sembra un pervertito così. Nudity is God's creation. Comunque lei è sempre un po' merda. Questo visual, c'è. Ma io non so che dire. Pazzesca. Non so più dire niente, una delle più belle del disco, il video è favoloso. Ma io potrei fermarmi qui a dire che è il disco dell'anno, ma vaffanculo. Can't wait, siamo alla 11. Ma com'è diventato chill sto disco? Molto ambiente. Ehi, i vocals. Comunque Doja sa anche cantare, veramente, veramente. Comunque sì, adesso sta parlando di rapporto di coppia, fanno questo cambiamento, però ci sta. Cioè serviva anche dire qualcos'altro. Carina, Can't Wait, veramente carina. Often, 12ª traccia. Ma com'è sexy la signorina? Ehi.
anzi chiuderò spesso le canzoni di questo disco, cioè con molta musica. Love Life 13. I love it when my life's like this. I love it when my life's like this. I love it when my life's like this. Amo quando la mia vita è così. My life's like this. Beh, life's like buon per te, amo. Ok. Ah, ok, questo è proprio un modo di dire amo essere cresciuta, amo dove sono arrivata, amo quello che sto facendo. Ci sta. Con che basso. Comunque anche di elegante questo disco, posso dirlo. Blocco un attimo. Anche di elegante, anche che mi ricorda anche un po' il blues, cioè la musica blues, il jazz, per quanto ci siano pochissimi riferimenti musicali, però riescono a legarli molto bene a queste bass molto old school, hip hop, tenute però molto soft senza esagerarle mai, e quindi diventa tutto molto ambient, molto elegante. Mi piace molto la produzione dell'album. 14 Skull and Bones. Che figa la base qua. Ok. Sì, qua siamo tornati a dire. Cioè, ora vi mostro che so fare anche questo. Io so di avere talento, ma ve lo dovevo sottolineare, diciamo. Oh, e qui abbiamo la The Big Attention, che io veramente la stramo sta canzone. Adoro. Comunque Skull and Bones non è una delle mie preferite, devo essere onesto. Mamma, ma quanto è figo Attention, cioè. Vabbè, Attention la conosciamo ed è top. Balut ve ne voglio parlare velocemente, anche se è già uscita da un paio di giorni, perché anticipava il disco. E non so se lo sapete, però parla di Twitter, che è diventato X, e prende un po' in giro tutto il sistema social. Secondo me è fighissimo il testo di Balut, ma molto, cioè bisogna prestarci veramente attenzione per capirne tutti i riferimenti, tutto quello che dice. È molto divertente, secondo me. Mi piace tantissimo anche Balut. Oh, ultima traccia. Non ho idea di cosa significhi, però è un freestyle. Ah, what you mean? W-O-K-Y. Che scemo. E signori, abbiamo finito Scarlett. Onestamente io penso che sia uno dei progetti più fighi di quest'anno. Non è un album di hit come poteva essere Planet Her. Bisogna prestarci più attenzione, però comunque le hit ci sono, cioè sono quelle che sono uscite, e secondo me si salvano benissimo e si difendono benissimo anche canzoni come Agora Hills, Gun anche mi è piaciuta, 97, Fuck the Girls. Beh, in realtà ne ho salvate tantissime, cioè di quel livello di hitmaker. È un progetto pretenzioso, è un progetto importante secondo me per la carriera di Doja Cat, e secondo me, io lo ripeto, she's the moment, letteralmente. Come sempre fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, e noi ci vediamo a un prossimo video.